Buon pomeriggio o ciao a tutti da Pietro Spataro. Allora, adesso faccio il post partita di Sampdoria Juventus, che è il giorno, anche il giorno dopo. Ieri sera ho visto una partita squallida, diciamocelo. C'è di più il primo tempo, dovremmo calcolare. Nel primo tempo un'occasione a testa hanno avuto le due squadre, solo con due errori difensivi. Uno con un errore di Bremer che aveva lisciato la palla. Lerisse ha fatto tiro in porta, parata di Perin sbattendola sulla traversa. E se l'è trovata tra le braccia Perin. Poi l'occasione della Juventus l'ha avuto su un errore di un difensore della Sampdoria, che non so come si chiama, guarda. Non sarà Agudelo, che lo so bene. E di più l'egoismo di Cuadrado. L'egoismo di Cuadrado, che non gli ha servito la palla a Vlahovic. Era da solo contro il portiere, doveva servirlo Vlahovic. Se serviva Vlahovic, era già 1-0. Semplice. Ha voluto fare l'egoista Cuadrado calciandolo addosso al portiere. Purtroppo, con la squadra rimaneggiata dalle assenze, difficile che la Juve faccia risultato. Poi sono venuti gli Allegri out, guarda. Ogni volta che non vince la Juve, si attaccano agli Allegri out, è colpa di Allegri. Guarda, si ama solo lo stemma, solo la maglia si ama. Loro faranno il loro lavoro. Solo noi veri tifosi juventini amiamo la Juventus e non i finti juventini. Poi nel secondo tempo erano calati i giocatori della Sampdoria. Ha avuto il gol annullato di Rabiot viziato da un fuorigioco di Vlahovic. Miretti è stato bravo a recuperare il pallone. Serve Vlahovic, scattato in fuorigioco a millimetri. Vlahovic purtroppo, difficile che gli do voto. 5 gli do, non gli sono arrivati i palloni. E parliamo anche del centrocampo. Locatelli il peggiore in campo è stato. Uno schifo. E ha fatto bene a toglierlo Allegri al minuto 75, se non vado errato. Al posto di me. O al minuto 60, non manco mi ricordo. Anche McKennie è uscito, se non vado errato. Sì, ed è entrato forse Rovella. Poi è entrato anche Ken al posto di Cuadrado. Ah, al minuto 46 è entrato De Sciglio al posto di Alexandro, quello che è già stato ammonito. Anche Alexandro non mi è piaciuto, anche Danilo, possiamo aggiungere. Perin è l'unico che è salvo. 7. È stato lui il migliore in campo. E nessun altro. Adesso è il 25 di agosto. Ci saranno i sorteggi della fase a gironi della UEFA Champions League, non mancate, e vedremo chi ne uscirà fuori dai gironi. Vabbè, raga, comunque, sempre fino alla fine forza Juventus, la Juve si ama. Criticare sì, ma tifare contro no. Sempre forza Juve. Ciao, belli.